E con le note del violoncello della giovane Sara Castellani, studentessa quindicenne dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Monteverdi, che Cremona ha dato il benvenuto al suo nuovo vescovo Antonio Napoleoni. Un vescovo non ancora fatto, come ha sottolineato ironicamente lui stesso, durante il primo discorso ufficiale sul palco delle autorità allestito in piazza del comune, il cuore della città, dove le due anime, quella religiosa e quella civile, si incontrano e dialogano. Un dialogo semplice e intenso, come quello avvenuto tra il sindaco Gianluca Galimberti e il vescovo, nel quale è apparsa chiara la sintonia tra i due, soprattutto sul tema delle fragilità delle quali il primo cittadino si è voluto fare portavoce. Pronta la risposta di Monsignor Napoleoni, visibilmente emozionato. Carissimo signor sindaco Gianluca, accolto queste sue parole di benvenuto con un po' di imbambolamento, permettetemi questa parola, ho frastornato da quello che sta accadendo, mi commuove l'abbraccio da parte di tutti voi. È significativo dircelo nella piazza del comune su cui sorride questa eccezionale cattedrale. Qui tra poco la mia vita cambierà per sempre. Oggi vi arriva non un vescovo fatto, ma un vescovo in fieri. Ho cresciuto in una famiglia più laica che cattolica, educato al dialogo con tutti, desideroso di scoprire ogni valore e di cercare insieme il bene di tutti, soprattutto dei più deboli. Sono consapevole di raccogliere una grande eredità dal caro Monsignor Lafranconi, da quanti l'hanno preceduto nella guida di questa comunità, la chiesa di Santo Movone e di Don Primo Mazzolari. Non nascondiamoci che viviamo un tempo che spesso ci sconcerta, che rischia di imboccare vie assurde e pericolose, ma da parte mia cercherò di non alimentare gli allarmismi. Odio il pessimismo, per dar voce piuttosto alle tante ragioni di speranza e gioire per le buone notizie che ci ricordano in quanti modi si può scrivere il quinto Vangelo, quello vissuto. È lo stile che ci ha dettato Gesù, ha descritto già questa scena: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, e mi hanno detto che sono capitato nella Lombardia dove si mangia meglio. Chiusa la parentesi, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. La cerimonia è proseguita all'interno della cattedrale, da tempo mai così affollata, una celebrazione solenne officiata da Monsignor Dante Lafranconi, il momento simbolico che sancisce la consegna della Chiesa cremonese in mani nuove. Dal pulpito il nuovo vescovo ha ripercorso le tappe della sua storia sacerdotale fino al momento in cui è stato chiamato in terra lombarda, una terra che ha dimostrato già di voler conoscere e di volerne condividere il cammino. Oggi, 30 gennaio, l'anniversario della morte di Gianluca Firetti, stroncato a soli 20 anni da un terribile male, un esempio arrivato a tutti grazie al libro scritto con Don Marco D'Agostino. Il vescovo di Cremona ha voluto incontrarne i genitori, un abbraccio che già in altre occasioni aveva compiuto all'inizio di altre nuove missioni. Cristo mi precede e mette sulla mia strada degli angeli, ha detto, lo ha fatto altre volte, questa è la novità cristiana che si ripropone. Lo spirito che mi ha reso pastore di questa chiesa si manifesterà nelle relazioni quotidiane tra noi, perché ciò che ammala e congela il nostro cuore sia vinto dalla carità fraterna e dalla gioia del Vangelo.